Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Super Mario 3D World. Nella scorsa puntata abbiamo superato il mondo 1 e fatto parte del mondo 2. E in questo episodio forse finiremo il mondo 2. E oggi usiamo Peachy! E scopriremo anche che cos'ha di speciale Peachy. Ma non in questo livello ovviamente, perché è solo una mini boss. Quindi non è praticamente utile. Sì, aspettate che devo rispondere sempre a mia mamma che... Ok. Yeah! E anche primo livello superato, che non è un livello, è un mini boss, ripeto. Ok. Ora abbiamo 42 stelle. E sconfitto anche il Goomba. Come si chiama sto tizio? Vediamo un attimo. Aspetta, prima di andare avanti. Goombruni. E ora abbiamo uno dei livelli che ho sempre odiato, ovvero Valico doppia ciliegia. Scoprirete che cosa vuol dire tra poco. E qua c'è uno dei miei power-up che ho sempre amato, perché è bellissimo. La doppia ciliegia, guardate. Siamo due Peach. Allora, il potere di Peach è in grado di fluttuare per poco, perché c'è tipo il vestitino, avete capito, no? Il vestitino strano, quindi gli permette di volare, oppure utilizza il suo ombrellino, quindi... Che se non sbaglio si chiama Persol. Perrysol in Super Princess Peach. Non è in programma Super Princess Peach, ripeto, perché per Nintendo DS no, io non possiedo certo monumento, certa vecchiaggine. Voglio dire che non ho Nintendo 2DS, cioè DS. Ormai non l'ho più. E poi non servirebbe, perché è storia quel gioco. È storia, raga. Nuovi nemici soprattutto in questo livello, giusto? Vediamo un attimo. Sì! Non so, li chiamerò Marcelli, perché marciano appunto. E quando verrete colpiti perderete un clone. Lo so, è brutto, ma vabbè. Se non sbaglio, adesso guardo un attimo, dovrebbe esserci una doppia ciliegia qua, giusto? Esatto, perché voglio tenermi così tante Peach. Adesso a fine livello lo scoprirete in realtà, perché... Sì. Meglio non attaccarli in realtà, preferisco non attaccarli. Torna qua Peach clone, torna qua clone Peach, veloce, 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 velocissimo. Aspetta, devo cercare di sconfiggere questo fuoco bros, senza perdere un clone. Ah, ce l'ho fatta, bene. Prova di andare nel tubo, perché devo sempre prendere qualcosa, ovvero la doppia ciliegia. Cavolo, però è da quella parte. Aspetta, facciamo una cosa. Non scattiamo. Ecco qua. Qua abbiamo la doppia ciliegia, ripeto. Che però qua è soggiogata dai... Come si chiamano? Dai Marcelli. Chiamiamoli così a sto punto. Dai Marcelli. Marcello, vabbè raga. Qua c'è... No, dove vai Peach? Dove vai clone Peach? Oh no, serve il gatto. Ok raga, tornerò off camera per prenderlo in versione gatto però, perché non ho quell'artefatto. Vabbè, tanto era semplicemente un timbro, non era così speciale. Ok, perché ho bisogno di 4 Peach. Ecco qua, perché qua c'è una pedana, 4, che ci servono 4 Peach, che ci permette di salire su e prendere l'ultima stella. Adesso prendiamo ovviamente questa bandierina e ce l'ho fatta. Perfetto. Tornerò qua off camera a prendere il timbro e vi dirò anche quale sarà il timbro. O almeno lo scoprirete voi. Volete sapere perché di solito ci sono questi fuochi? Perché se vi fermate, se il timer si ferma a 1, 3 o 6, allora se 1 comparirà un fuoco, se invece compare a 3, 3 fuochi. E invece a 6, 5 fuochi d'artificio che aumenteranno il vostro punteggio. Di cui nessuno si frega, eh? Cioè nessuno si frega del punteggio, in realtà. E ora andiamo a salvare la terza fata. È la seconda, raga, sono scemo. Carro super armato di Bowser. Il boss non è Bowser. No. Proprio no, non è Bowser. Seriamente no. Anzi, visto che ho ancora veramente tantissimo tempo, visto che siamo semplicemente solamente a 4 minuti, quindi mi sembra brutto finire l'episodio qui,
Deciderò di forse farlo adesso il coso da gatto, perché credo ci sia il gatto. A meno che io non mi stia sbagliando come uno scemo. E starò anche un pochino in silenzio per la host, che è molto carina. Bella sta host. Mi ricorda veramente i vecchi tempi. Comunque questo qua dovrebbe essere un, è un carro super armato, per essere precisi. È un carro armato. Dei carri armati che avanzano, semplicemente. Molto semplice il linguaggio di questo gioco. Questa è semplicemente un'armata di carri armati che procede per annientarci. Come fa sempre Bowser, insomma. Il bello è che oggi... il bello è che non è stata Peach ad essere rapita. Ovviamente solamente le fate, ma... Volete sapere perché bisogna tenere questo, questo blocco cannone? Sì, questo qua è il nome ufficiale. Perché c'è una stella verde alla fine del livello, prima del mini boss. O anzi del boss, perché questo qua è il castello. Il carro armato che vuol dire il castello. Esattamente qua. Aspetta, qua c'è un coso. Devo, no, il timbro. È più importante il timbro di questo, del blocco, vai. No, qua c'è una... Come si dice? Il... Una marcia, chiamiamola così. Ecco, questo qua è il tubo del boss. Se sparate qua, boom, stella verde. E andiamo dal boss, che non è Bowser, signori, è... Boom boom. Ecco voi, boom boom. Che abbiamo anche visto su Super Mario Maker 2. Comunque sì, tornerà Super Mario Maker 2. Non oggi, ma forse non anche domani. Forse domani, forse no. Devo decidere un attimo, perché è sempre difficile. Perché Mario Maker 2 l'ho interrotto, perché semplicemente non era importante, non era un let's play molto importante per il mio canale, quindi boh. E abbiamo sconfitto Boom Boom, che è più facile di un tritacarne. Bene. Prendiamo queste monete che ci servono sempre e andiamo a salvare la fata numero 2, che è quella gialla, vero? Sì, gialla, come il deserto. Sì, sto arrivando. C'è anche i capelli piuttosto belli. Arrivo. Dammi un secondo che devo prendere tutte queste monete, che magari sono utili per prendere le vite. Intanto matchne un po'. Vai! E abbiamo salvato la seconda fata. Il timbro di oggi è... Boom boom, semplicemente. Molto bello come timbro, devo dire. Molto carino. Anche lei c'è un martello. Fatto. E abbiamo sbloccato il mondo 3, che non faremo oggi, domani lo faremo. Volete sapere perché? Oggi facciamo il casino. Punto 1. Punto 2. Torniamo nella valle ciliegia, cioè nella valle doppia ciliegia, anche se ora non servirà a prendere appunto le varie cose, ecco. Vai, una one up che non fa mai male, vai. Ora torniamo prima nel livello dove c'erano le Il gatto, che è questo, il giardino rotante. Quindi, e andiamo sempre con Peach, questo qua è incentrato su Peach. Torneremo nella valle doppia ciliegia. E forse... ok, prendiamo questo, il costume da gatto, prima ovviamente di andare via da questo livello. Sempre che ci sia, perché mi ricordo che c'era. O mi sbaglio, non mi ricordo. Eccola qua. Meglio prendere anche qualche scorta. Sempre se la trovo, così magari se la perdo non è un problema. Occhio ai gombruni, che finalmente adesso so il nome, grazie a Dio. Qua, ieri non vi ho mostrato che il gatto è talmente piccolo che ci può andare, visto che sta cammina su due zampe, porca miseria. Questi gombruni del cacchio. Non mi state fermi per 5 secondi, porca miseria.
Oh, Cropat. Bene. Qua dovrebbe esserci magari qualcosa di utile? Nulla, una palla. Che cosa ci dovrei fare con una palla? Qualcuno me lo spieghi. Ah! Certo. Certo, come ogni persona normale farebbe con una palla, tirarla in un tubo. Com'è? Quanto sono deficiente da 1 a 170, secondo voi? Sono diventato Baby Peach per caso. Oh, un'altra roba. C'è un'altra santissima. Non mi ricordavo che c'erano i mini Goomba. C'è un'altra santissima campanella, magari così c'ho anche la scorta? Non lo so, vorrei semplicemente chiedere. No, non c'è una santissima campanella. Ho bisogno di una campanella, non è che vi sto chiedendo tanto, non è che vi sto chiedendo la luna. E anche sarebbe un po' esagerato, visto che la luna non può venire qua. E poi farebbe anche un casino se venisse la luna qua. Vabbè, chi se ne importa, andrò con solamente questa, visto che non c'è niente che mi possa aiutare. Secondo il gioco. Oh! Ci voleva tanto per caso. Qua abbiamo i salti topo. Il salto topo, però spinati. Che secondo voi che cos'è? Se il salto addosso cos'è? Prendo una carezza? No, prendo danno ovviamente. La mia ironia veramente mi infastidisce. E non poco aggiungerei. Bene, finiamo il livello senza ulteriori indugi a sto punto, va. Tanto non ho niente da fare. Vai. Livello fatto a caso, completato. Tanto lavoro l'abbiamo già fatto nell'episodio. Se volete skippate, non importa. Perfetto, l'ho anche completato in tempo record. Si va avanti, perfetto. Abbiamo anche una campanella di scorta. Benissimo. Apriamo. Vai. Valle doppia ciliegia, torniamoci. Sempre con Peach. Valico doppia ciliegia. Let's go. Let's go. Non mi servono le cose. Ciliegie. Cercherò di fare tutto alla svelta. Perché non ho voglia di perdermi in chiacchiere in questo livello, visto che non è proprio il mio più amato, ecco. Avete già visto qual è il mio amato nello scorso episodio. Non serve che io riprenda le stelle, visto che l'ho già prese tutte. Bene. In tempo record siamo già al checkpoint. Incredibile. Poi qua dovrebbe essere il posto in cui mi serve il gatto, giusto? Ecco qua. Qua dovete semplicemente fare così. E fare in modo che voi vi arrampicate. E prendere il timbro, fine. Qua dobbiamo sconfiggere il fire. Facilissimo con il gatto. E completiamo il livello in tempo record, seriamente. In tempo record, visto che ci ho messo pochissimo. Perfetto. Non è finita qua, ovviamente. Andremo a fare qualcos'altro, non so però cosa. Perché in realtà io vorrei non fare il mondo 3. Così domani esploreremo direttamente. Aspetta che devo mettere magari così si vedrà tutta la... cosa, la tavolozza dei timbri. A questo punto, aspetta, controlliamo quanti timbri abbiamo, anche se pochissimo. Ma seriamente non c'è niente. Ok. Come vedete qua c'è una one up. Voi direte, ma come si fa a prenderla? Lo zio Lori ha la soluzione adatta a voi. Dovete fare. Avete due strade. O andare qui o qua. Io andrò qua perché è meglio. Io ovviamente farò tutto velocissimo. Fatto. Ci sono tanti segreti anche nei mondi. Veramente tantissimi. Ora entriamo nel tubo che non abbiamo visto, che non è un livello, è semplicemente un segreto. Qua c'è una casa di Toad, semplicemente, non è così importante, ma voi, se volete magari qualche power up, ecco a voi, tanto ce ne sono tantissimi power up in questo gioco. Prendiamo quello piccolo stavolta. E infatti avevo ragione, signori. Già, avevo veramente ragione, tantissimo, perfetto. Mi dispiace fare un pochino però l'episodio così corto, è veramente durato così poco. Sì, perché oggi abbiamo fatto semplicemente due livelli più due che avevo in realtà già fatto, quindi
Aspetta, c'è qualcos'altro da fare per caso? Magari tipo raccogliere qualche timbro che ho mancato? Nè. Che triste la vita. Timbri per ora ce li abbiamo tutti. Mondo 1, c'è qualcos'altro da fare? Vediamo. Qua ho fatto tutto, qua ho fatto tutto. Qua c'è la, vabbè, il mini boss, qua tutto. 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 Raga, non so più che cosa fare in realtà in questo esatto momento, eh. Cioè, semplicemente barcollare, non lo so. Oh, mannaggia la miseria. Quando non si sa proprio che cosa fare, è veramente qualcosa di incredibile. Vabbè, a questo punto andiamo a vedere un attimo il mondo 3. Non fare i livelli, ovviamente. Vedremo solamente una parte. Solo che qua ce ne sono veramente tantissimi. Questo qua è il livello dell'acqua, se non sbaglio. Sì, è molto acquatico, cristallo. Bene. Vabbè, sabotaggio, non importa. Qua c'è il mondo 3. Qua abbiamo il primo livello che faremo domani. Poi qua c'è... ci sono altri livelli. Guardate quanti sono, seriamente. Sono tantissimi. Mi sa che ci metteremo più di due parti a fare sto mondo che è grande quanto un campo da calcio. C'è qualche segreto qua, magari, non so. Magari, non so, c'è qualche one up. No, eh. Semplicemente una scorciatoia per andare. Già. Che devo dire, raga? Io non so che cosa... Oh! Cosa hanno visto i miei occhi? Una casa fata. Parliamo del timbro a sto punto, dai. Fatto. Lascio un'altra fata, che dovrebbe essere la fata numero 2. O 1, non lo so. C'è altro da fare, perché io in realtà adesso esplorerei semplicemente i mondi. Non è che sia un problema, eh. Anche perché dovrei fare solo let's play un pochino lungo, quindi... Questo let's play sarà evidentemente lungo. Non poco come Paper Mario, visto che c'era già un nastro completato e quindi... Scusate ancora. Ah, visto qua c'è un livello segreto che sicuramente si... Sbloccherà non appena completerò questo, scommetto. Giusto? Spoiler, sì. Ovviamente. Allora, quello sembra tipo una pista. Una pista di Mario Kart, per di più, perché... Si potrebbe anche portare... No, non è un gioco da let's play. Cioè, non se lo merita, poi. Potrei portare magari Super Paper Mario per Wii. Che è un bel gioco, però, Dio santo, se lungo, quindi... Ci metterei un'eternità e poi quello là non sarà neanche un 100, non è un 99, sarà tipo un 50, perché quello là è lunghissimo. Tranquilli, raga, che io so che cosa fare, però non mi devo ancora capire quale let's play portare in realtà. Direi che ci interrompiamo qua a sto punto, non so che cosa fare. Nella prossima parte di Super Mario 3D World andremo avanti, esploreremo e andiamo ad affrontare i livelli del mondo 3. Quindi see you next time. Aspetta, piccola cosa. Ora, quello che dovrei dirvi è che magari metterò su, per i miei amici, metterò su WhatsApp il mio let's play futuro. E mi raccomando, non scrivete sotto nei commenti Lorenzo porterà il let's play X, perché se no vi banno il commento, perché... Sono una persona molto leale io. Non voglio spoilerare. Scriverò semplicemente su WhatsApp. Quindi ragazzi, non spoilerate per voi che, quelli che stai guardando il mio video e avete WhatsApp con me. Veramente raga, vi prego. E quelli che non mi conoscono ancora, beh, lo scoprirete a fine let's play quale sarà il mio let's play futuro, che ho già in mente. Quindi ripeto, see you next time baby.